della giornata è Francesco Zanot. Francesco Zanot è un critico e curatore. Devo dire, se mi consente, ormai un curatore di rilievo internazionale, ha curato mostre, pubblicazioni che hanno riguardato un fotografo di primissimo rilievo, come Giorgio Jelinz e Alex Otto, ricordo in particolare la sua ultima, credo, fatica, non è in tempo, che è Ping Pong Conversations, questa lunga intervista, a lunga conversazione con Alex Otto, che libera contrasto. Insegna inoltre alla IULM, è direttore del Master di Fotografia alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, tra le altre cose. Francesco oggi parlerà sostanzialmente del ruolo del curatore nel panorama della fotografia contemporanea. Credo partendo da una figura mitica anche in qualche maniera, che è quella di Gio Sarkowski, per poi parlarci della sua esperienza e dei suoi progetti. Io chiedo subito la parola a Francesco, che ringrazio. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie Francesco. Grazie a te, grazie anche della sontuosa presentazione, no? Cercherò di essere all'altezza. E come hai detto tu, la mia idea sarebbe quella appunto di partire dall'analisi di un lavoro, poi nello specifico di quello che possiamo considerare come il curatore specialista in fotografia più importante della storia recente, John Sarkowski, che ha lavorato al MoMA di New York dagli anni 60 agli anni 90 per una trentina d'anni. È stato direttore del Dipartimento di Fotografia di quel museo, che ovviamente è uno dei musei d'arte moderna più importanti al mondo, e da lì quindi ha potuto in maniera sostanziale orientare non soltanto il gusto, ma anche il modo di intendere, di osservare, di leggere la fotografia, così come oggi la intendiamo. Quindi mi interessava fare una piccola introduzione sul suo lavoro, su un lavoro molto particolare nel quale Sarkowski individua una sorta di grammatica della fotografia attraverso cinque punti specifici, per poi appunto concentrarci più nello specifico, magari anche scendendo. Poi cercheremo magari di capire insieme se questa cosa vi interessa, ma addirittura in una serie di dettagli tecnici, per ciò che significa organizzare una mostra, curare una mostra, trasferire il lavoro di un artista all'interno di un museo o di una galleria, e magari contemporaneamente introduciamo anche il discorso editoriale, quindi che cosa significa accompagnare una mostra ad un libro, e quali sono le differenze fra queste due modalità di finalizzazione del lavoro di un fotografo, di un artista, e le diverse specificità e come possono lavorare insieme. Vi ho portato anche alcuni esempi a proposito di quest'ultima parte, nel senso che cercherò di riferirmi, per entrare nello specifico quanto più possibile, ad alcune pubblicazioni che ho seguito direttamente, in maniera tale che vi possa raccontare non soltanto quello che è il risultato, ma anche tutti i retroscena che hanno portato alla costruzione di questi oggetti. Per quanto riguarda brevemente il lavoro di questo storico, di questo curatore, vi dicevo, ha rivoluzionato fondamentalmente la maniera con la quale ci si è riferiti criticamente alla materia fotografia dall'interno di quel museo, dall'interno del MoMA di New York. Questo è un lavoro suo fondamentale. Naturalmente la gran parte delle sue mostre veniva accompagnata da una serie di cataloghi che rimangono disponibili, che rimangono quindi le tracce fondamentali attraverso cui è possibile ricostruire la storia del suo pensiero. Questo, che si chiamava Looking at Photographs, in particolare è un libro ed una mostra che realizzò nel 1973 e che si riferiva, come dice il sottotitolo, alle collezioni del MoMA di New York, estraendo 100 immagini da quel patrimonio che lui chiaramente aveva cominciato in quel periodo a
rinfoltire, ma che faceva riferimento ad una storia precedente, perché l'avevano preceduto alla guida di quel museo alcuni storici, un paio di storici fondamentali, che allo stesso modo avevano dato un'impronta fondamentale sullo studio di questa disciplina, fra cui Beaumont Newall, che la maggior parte di noi conoscono soprattutto per il fatto una storia della fotografia che ancora oggi viene utilizzata all'interno delle università e laddove si studia questa disciplina, una storia della fotografia. È paradossale se vogliamo ancora oggi riferirsi ad una storia che ormai ha 50 anni e che è necessariamente, come dire, americano-centrica, perché quegli storici avevano a disposizione chiaramente il materiale che avevano potuto raccogliere nel loro paese, ma è comunque stato un lavoro del tutto pionieristico ed essenziale in qualche modo. E poi al lavoro di Steichen che l'ha preceduto e che conosciamo per essere contemporaneamente un fotografo, uno storico ed un curatore. Quindi è una di quelle figure che è riuscito a 360 gradi ad agire all'interno del sistema della fotografia. Un lavoro nel quale John Zarkowski ha l'intuizione di associare, di avvicinare, facendo una selezione, vi dicevo, di 100 capolavori, per così dire, dall'interno di quel serbatoio, di associare immagini di grandi autori, perché lì dentro fin da allora c'era la storia della fotografia, no? E c'erano i grandi artisti che avevano lavorato con la fotografia, eppure allo stesso tempo John Zarkowski tira fuori da quella collezione anche delle immagini amatoriali, per così dire, vernacolari, come le chiamavano gli americani, quindi senza nome. Non conosciamo l'autore di questa fotografia, eppure questa fotografia si trova all'interno di quell'archivio. In questo caso perché l'aveva regalata un fotografo che faceva parte di quel gruppo di autori che aveva preso il nome di Nuovi Topografi, che si chiamava Henry Wessel Jr. E John Zarkowski perché inserisce queste immagini all'interno di questa selezione? Perché capisce fin dall'inizio che una grande fotografia non deriva necessariamente dalla intenzione di un autore di produrre un'opera d'arte, ma che una fotografia possa essere trasferita all'interno di un museo e riletta a partire da una serie di sistemi di decodificazione differenti. La fotografia, lo sappiamo, è un medium, per così dire, esuberante, nel senso che contiene una serie di informazioni molto superiori a quelle che noi siamo in grado di leggere, no? E a seconda quindi del contesto all'interno della quale si trova, questa immagine assume significati differenti. Chiaramente un'immagine di questo tipo all'interno del MoMA di New York assumerà un significato e quindi una lettura, interpretazione molto diversa rispetto alle motivazioni che hanno portato alla sua realizzazione. Ed è un'immagine che certamente può essere associata e può assomigliare, se vista accanto alle grandi opere dell'interno della collezione del MoMA, ad un'opera astratta, per esempio, no? Fatta di linee, fatta di geometria, fatta di elementi che si ripetono in maniera modulare, no? Sembra quasi un'opera minimal. Tra l'altro chiaramente negli anni 70, no, gli americani proprio il minimal stavano lavorando tra le altre cose. E poi John Zarkowski in questo caso ci ricorda sempre, negli anni 70 ancora serviva mettere a confronto la fotografia con la pittura per fare in modo che venisse riconosciuto in tutto e per tutto il valore artistico della fotografia, nonostante gli americani fossero molto più avanti di noi in questo senso, che ancora escludiamo la fotografia dai musei nella maggior parte dei casi, se non altro per quanto riguarda l'istituzione di un dipartimento, cosa che al MoMA di New York esisteva già da 20 anni allora. Appunto, ogni volta associa la fotografia alla pittura o alle altre arti in maniera tale da così
sistema di confronti elevare, no, il rango della fotografia a quello della grande arte. In questo caso, appunto, Zarkowski dice che la pittura consentiva di registrare soltanto i grandi eventi, mentre con la fotografia era possibile documentare anche le cose più semplici. In questo caso si trattava semplicemente di un grafico, per così dire, che dimostrava la crescita della raccolta delle mele, non mi ricordo in quale stato americano, in seguito a un programma di irrigazione di un certo tipo. E quindi una cosa semplicissima, una cosa banale, veniva registrata e raccontata attraverso una fotografia, ma questa semplicità in prospettiva assumeva una grande importanza, no? Attraverso questo gesto del fotografo di scegliere e di registrare. Anche Steichen aveva collezionato alcune opere senza nome all'interno della collezione del MoMA. In particolare aveva incluso una serie di fotografie aeree scattate nel corso della Seconda Guerra Mondiale, perché come molti fotografi, come molte persone intorno a lui, nel corso della Seconda Guerra Mondiale chiaramente fu chiamato alle armi e nel suo caso fu assegnato ad un gruppo di persone, di specialisti, che si occupavano di ricognizione fotografica delle aree di guerra. Dirigeva una sorta di, appunto, gruppo di lavoro a proposito di questo tema e una volta finita la guerra decise di acquisire una serie di immagini che avevano precedentemente avuto una funzione molto diversa all'interno dell'archivio di un museo. E in questo caso si può fare lo stesso discorso che facevamo prima, no? Quando parlavo di esubero di informazioni che una fotografia è in grado di registrare, perché Steichen e i suoi colleghi in quel periodo certamente avrebbero saputo riconoscere in quelle righe frastagliate una trincea oppure una ferrovia o dei segni delle granate e così via. Noi invece, la maggior parte, siamo in grado di riconoscere questi dati, ma ci limitiamo all'aspetto di questa immagine che ancora una volta all'interno del museo diventa un'opera d'arte astratta piuttosto interessante, piuttosto equilibrata, piuttosto composta. Oltre a questo, Zarkowski realizza nel 1978 un altro lavoro fondamentale, che si chiamava Mirrors and Windows, quindi specchi e finestre, nello specifico un lavoro sulla fotografia americana a partire dal 1960, come dice il sottotitolo, e quindi 20 anni di fotografia americana. Ma al di là dello specifico, vale a dire al di là del fatto che si trattasse di fotografia americana, questo lavoro è stato fondamentale nella definire e nel rileggere una parte di fotografia contemporanea a partire da questa dicotomia, finestre e specchi. Una dicotomia che poteva servire, che è potuta servire da quel periodo, ai curatori, ai critici, per rileggere le immagini che avevano a disposizione e ai fotografi per mettere in discussione la propria pratica, il proprio approccio e ridefinirlo sulla base di queste categorie. Che cosa significa Mirrors and Windows? È molto semplice. Vale a dire che lui dice sostanzialmente che la fotografia può essere intesa secondo due modalità differenti. Si può intendere come uno specchio, quindi come un dispositivo che consente di guardare verso se stessi, oppure come una finestra, quindi come uno strumento che ci consente di guardare davanti a noi, oltre a quello che ci sta di fronte, a documentarlo. In questo senso Zarkowski definisce i fotografi che utilizzano la macchina fotografica, o il linguaggio fotografico per meglio dire, come uno specchio, li chiama romantici, quelli che lo utilizzano come una finestra li chiama realisti. Naturalmente sta bene attento a specificare che non si tratta di due categorie, come dire, discrete, ma esistono, sono due poli di una linea continua e chiaramente la posizione di ciascun fotografo è definibile anche in una serie di momenti intermedi, quindi non esistono soltanto puri realisti o puri romantici, no? Ma questa definizione poi è stata appunto fondamentale
generale per ridiscutere, rivedere quello che significava, anche quello che ha significato anche il gesto stesso di fotografare, l'approccio degli autori nei confronti del proprio mezzo, del proprio strumento. Ed è possibile, secondo me, in alcuni casi anche senza conoscere il lavoro di questi autori nello specifico, comprendere soltanto guardando una loro immagine a quale categoria potessero appartenere. È ovvio che un fotografo come questo, come Paul Caponigro, con un'immagine di questo tipo non stesse documentando nulla, ma stesse semmai totalmente rivedendo, reinterpretando, rimasticando la realtà che si trovava di fronte. Lo stesso dicasi per una immagine di questo tipo, no? Che non corrisponde in assoluto all'oggetto che a Stonehenge ci troveremmo davanti dal vivo. Di contro, un autore come questo, come Draché, è evidentemente un autore che sarebbe rientrato, ed è stato fatto rientrare, all'interno della categoria dei cosiddetti realisti, quelli che utilizzavano la macchina fotografica come una finestra. Non fosse altro per il fatto che utilizzava in questo caso un punto di vista così, no? Dall'alto, quasi spersonalizzato, come se lui mancasse dietro la macchina fotografica e ci fosse una sorta di punto di vista, diciamo, pseudo-divino. E quindi è la sparizione dell'autore per eccellenza, quindi in teoria la documentazione per eccellenza. Poi vedremo che nessuna fotografia è una pura e semplice registrazione della realtà, chiaramente. È una questione di dialettica. E nonostante questo, poi è Draché che fece questo lavoro su una serie di parcheggi intorno a Los Angeles, dove lui abitava, negli anni 60. Nonostante questo, il suo non era un lavoro, come dire, freddo e distaccato, perché poi, nonostante apparisse in questo modo, nonostante avesse un aspetto grafico estremamente composto, il suo lavoro è un lavoro molto caldo, no? Lo trovo un lavoro estremamente poetico, in cui è vero che è possibile riconoscere la forma degli oggetti, ma allo stesso modo è possibile riconoscere tutte le traiettorie, no, più frequentate dalle persone che sono transitate attraverso questi parcheggi, e quindi immediatamente questo lavoro si scalda, no? Di una presenza umana che non riconosciamo direttamente, ma che intravediamo in tutti questi segnali, attraverso tutti questi indizi. Mi concentro ora più velocemente possibile su quest'altro lavoro, che è quello che volevo vedere più nello specifico insieme a voi. Un lavoro che si chiama L'occhio del fotografo, fu pubblicato molto semplicemente come The Photographer's Eye nel 1966, quindi precede i due lavori che vi ho appena mostrato, ed è quella mostra e quel libro in cui, come vi accennavo poco fa, Zarkowski definisce quelli che chiama gli elementi, i caratteri e i problemi connaturati al mezzo fotografico. Cinque elementi, che adesso vediamo uno ad uno, che sono la cosa in sé, quindi il soggetto, il particolare, l'inquadratura, il punto di vista e il tempo. Adesso vediamo brevemente di che cosa appunto si tratta. Un inciso. Già nel 1966, all'interno del MoMA di New York, Zarkowski decide di mescolare fotografia vernacolare, anonima, e fotografia d'autore. Non è banale. Oggi siamo straabituati a questo tipo di trattamento, no? Questa combinazione delle diverse funzioni, delle diverse intenzioni della fotografia. Fin troppo è diventata quasi una moda, no? Molti artisti si appropriano di immagini altrui, d'archivio, e ne fanno un proprio lavoro. Allora, chiaramente, non era così scontato, e ancora di più non lo era all'interno di un tempio dell'arte contemporanea come il MoMA, in cui la gran parte delle cose che si mostravano avevano un autore, ed un autore riconosciuto all'interno del sistema. E addirittura Zarkowski decide di pubblicare sul catalogo di questo libro, sulla copertina, scusatemi, di questo libro del 1966, un'immagine anonima. Un'immagine che però gli serve per definire l'oggetto di questa ricerca, che è la fotografia. E quindi è un'immagine in cui si vede uno specchio, che è
chiaramente uno degli antenati, no, principali della fotografia. Quando la fotografia nacque, alcuni chiamarono lo specchio dotato di memoria, perché il daguerrotipo era realizzato, quindi le prime fotografie erano realizzate su una lastra di metallo che aveva una qualità specchiante e quindi rimandava a quell'oggetto, però tratteneva, no, l'immagine che era stata posta di fronte all'obiettivo. Oltre a questo vedete che ci sono una serie di altre immagini sul retro e c'è anche quell'oggetto che serve per fare gli esami ottici, no? E quindi rimanda ancora una volta al tema del guardare, al tema della percezione, che è quello che Zarkowski sviluppa successivamente. Poi qua ho messo alcune immagini che non c'entrano nulla chiaramente con il libro, ma che evidentemente, no, rimarcano questo aspetto, vale a dire il fatto che non serve una fotografia d'autore per sottolineare alcuni elementi grammaticali fondamentali del linguaggio fotografico, no? Questa è una fotografia che rappresenta perfettamente la centralità del tempo, no? Per lo sviluppo dell'immaginario fotografico. Ed è una fotografia su eBay a pochi euro. Tra l'altro c'è da dire che per quanto riguarda la storia della fotografia americana, lo specifico della storia della fotografia americana, va detto che è molto diversa da quello che siamo abituati a vedere in Italia, e c'è stato un momento proprio negli anni 60 e 70 in cui il linguaggio popolare, il linguaggio vernacolare ancora una volta, è stato doganato all'interno del sistema dell'arte, così come in Italia non era ancora successo, per cui quello che si è venuto a creare è una vera e propria commistione di linguaggi, per cui, che so, una fotografia familiare poteva essere realizzata come quella che vedete qui a destra, e io scommetto che nei nostri cassetti o quelli delle nostre famiglie, se andiamo a vedere le fotografie degli anni 60, molto raramente troviamo una cosa di quel tipo, un'inquadratura così poco ortodossa, dall'alto verso il basso, perché evidentemente il pubblico era già abituato a vedere la fotografia all'interno dei musei, a vedere gli artisti pop all'interno dei musei, che facevano della commistione tra cultura alta e cultura bassa, chiaramente uno degli elementi fondamentali e portanti della loro ricerca. Qui, ecco, questa è una cosa che mi diverte sempre, c'è un'immagine di un famosissimo fotografo degli anni 70, che si chiama William Eggleston, no? Noto per avere sdoganato il colore all'interno del mondo dell'arte, il colore fotografico chiaramente, e c'è una fotografia senza nome presa su eBay, eppure sembrano fatte dallo stesso fotografo, sembrano il frutto dello stesso occhio. Qual è quella di... devo dire, c'è un trucco qui, ho preso la più brutta fotografia di Eggleston, quindi è la più bella fotografia di qualcuno che non so chi sia, che ha fatto quella meravigliosa immagine di queste donne, no, ad un party, tutte vestite di fiori, no, contro quello sfondo bucolico ancora una volta. Oppure mi è capitato di trovare questa fotografia di Nessuno, che è straordinariamente simile a quell'altra sulla sinistra, che è un'immagine di un fotografo americano che si chiama Larry Fink, e sono perfettamente, come dire, conformi, no? I linguaggi in quel momento davvero si mescolavano ed esisteva una commistione che da noi ancora probabilmente si stava soltanto sviluppando in quel periodo. Entro nel merito della questione. Allora, innanzitutto Zarkowski ci dice all'inizio di questo libro questa cosa, molto semplice quanto fondamentale, vale a dire che l'invenzione della fotografia fa nascere un modo diverso di creare immagini, secondo un processo basato sulla non sulla sintesi, ma sulla selezione. Quindi le immagini dipinte, i quadri, si creavano, mentre le fotografie si scattano. In pratica, per fare una fotografia ci dobbiamo riferire alla realtà che abbiamo di fronte. Il primo
elemento fondamentale di questo linguaggio che Zarkowski analizza è quello che chiama la cosa in sé, vi dicevo, banalizzando il soggetto. Per fare una fotografia abbiamo bisogno, appunto, di qualcosa da mettere di fronte all'obiettivo, no? Ed è una cosa cruciale. Il soggetto diventa parte fondamentale della immagine che il fotografo costituirà e anche, naturalmente, di tutto ciò, di tutti i significati che un lettore trarrà. Ora, io non faccio fotografie, non sono capace, non l'ho mai fatta. Mi occupo soltanto di osservarle, di scrivere di fotografia, di fare qualche mostra. Quando io mi trovo di fronte al lavoro di un fotografo, facciamo un esempio eccessivo, al lavoro dei Baker, che per tutta la vita hanno fotografato archeologia industriale, non c'è niente da fare, io mi devo interessare del soggetto. Non posso osservare quel lavoro senza interessarmi, senza avvicinarmi al soggetto che lo hanno fotografato, anche se a me non me ne frega assolutamente niente di archeologia industriale. Il soggetto e la sua immagine diventano due facce della stessa medaglia. In secondo luogo, Zarkowski, fin da subito, ci dice di fare attenzione ad una cosa ben precisa. Vale a dire che il soggetto, in ogni caso, non corrisponde alla sua immagine, ma sono due cose ben distinte e separate. Fin dall'inizio ci mette in guardia, quindi, sul rapporto tra fotografia e verità. La fotografia non è un documento, non è la registrazione nuda e cruda di una porzione di realtà, ma è sempre una sua interpretazione, è sempre una sua traduzione, che tiene conto, primo, della specificità del mezzo, quindi un'immagine bidimensionale, mentre noi siamo abituati chiaramente ad una realtà in tre dimensioni, come minimo, in questo caso un'immagine in bianco e nero, e poi c'è l'autore che sceglie, che inquadra, che decide da che parte guardare, e quindi in ogni caso l'esperienza di quell'oggetto dal vero è tutt'altra cosa rispetto ad una sua immagine. E per, diciamo, dimostrarcelo, Zarkowski comincia questo libro con queste fotografie di Friedlander, che sono immagini di immagini. In questo caso sono immagini televisive, ma sappiamo bene, no, che la televisione non fa altro che sfruttare una serie di fotografie in rapida sequenza. E naturalmente in questo modo ci mette di fronte ad una immagine che era precedentemente tale, e ad una realtà che la circonda, che invece viene reinterpretata in questo momento, al momento dello scatto, dal fotografo, da Friedlander, e quindi viene reinquadrata, e quindi viene appiattita, e così via. Friedlander che ha fatto tutto un lavoro su questo discorso, no? Sul tema del guardare e sul suo rapporto con l'immagine fotografica. Questa è un'immagine che non compare all'interno del libro di Zarkowski, come molte che vedremo, ma ve lo dirò via via quali sono quelle che invece ci sono, ma che mi sembra emblematica per raccontare di questo rapporto tra fotografia e verità, tra soggetto e immagine rappresentata. Cartier-Bresson, questa è una delle sue prime immagini. Cartier-Bresson inizia a fotografare nel 1930-31. Voi riconoscete le sue prime fotografie? Da un certo punto in poi, diciamo metà anni 30, Cartier-Bresson è molto simile a se stesso, è molto difficile datare Cartier-Bresson, poi chi se ne frega, sono già tutte datate, però sarebbe molto difficile farlo. Le prime immagini invece sono caratterizzate da questo segno grafico molto evidente, da un disegno molto evidente, tanto che Cartier-Bresson usava ribaltare le sue fotografie per controllare se la composizione fosse corretta. E quindi mettendole sotto sopra chiaramente si dava maggiore forza alla forma piuttosto che al soggetto, no? E in questo caso, a parte tutte queste considerazioni, sono con un soggetto, per così dire, fotografato dal vero. Ma il punto è che questi due individui diventano una cosa sola nel momento in cui quella donna ci sembra la stessa dipinta più vecchia.
Quindi immediatamente, no? È come se facesse due immagini della stessa persona in un solo istante, e ci parla quindi di questo rapporto tra la fotografia e la, come dire, e la verità, e contemporaneamente ci parla del tempo fotografico, altro elemento, no, fondamentale della grammatica di questo linguaggio. Oppure un altro esempio che Zarkowski ci porta in questa sua riflessione a proposito della distanza tra realtà e fotografia, ci parla della scala degli oggetti e ci dice come in realtà qualsiasi fotografia possa abbastanza facilmente rivedere la scala degli oggetti, la dimensione degli oggetti, semplicemente includendo ed escludendo alcuni particolari intorno a loro. In questo caso Weston, altro fotografo americano, aveva realizzato questa immagine inizialmente spiazzante, esattamente basandosi su questo principio. Vediamo una tazza, dovrebbe essere un oggetto che sta su un tavolino, però c'è qualcosa che non funziona, no? È all'interno di un paesaggio, allora ci rendiamo conto che si tratta di una sorta di billboard, di un bar che sta lì a fianco. Ma questo accade per qualsiasi fotografia, ogni volta che si fotografa, ogni volta che leggiamo una fotografia, volenti o nolenti, dobbiamo fare una riflessione sulla dimensione dell'oggetto reale. Un fotografo può decidere se darci un'indicazione delle sue dimensioni. Pensate ad una statua. Escludendo tutto ciò che sta intorno, io non posso sapere quanto sia grande. Può essere una miniatura, può essere un colosso. Oppure, appunto, viceversa, posso introdurre una serie di elementi che mi danno contezza delle dimensioni dell'oggetto reale. E tutto questo, no, basterebbe a dimostrare lo straordinario potere della fotografia nella trasformazione della realtà, piuttosto che nella sua registrazione. E chiaramente, come dire, sono argomenti anche abbastanza consueti, abbastanza semplici. Già i primi fotografi si erano accorti, per esempio, della difficoltà della fotografia a restituire la dimensione degli originali. Per cui questo signore, che si chiamava Maxime Duchamp, come si dice, a cavallo tra gli anni 40 e 50 dell'Ottocento, con Flaubert, era andato a documentare il Nord Africa, chiaramente doveva restituire immagini di questi monumenti di cui i suoi connazionali in Francia non avevano esperienza, e aveva dovuto trovare un modo per raccontare quanto fossero grandi, quanto fossero maestosi. E quindi aveva scelto di introdurre la figura di quel poveraccio che si chiamava G. Ismael, che era la sua guida, era anche quello che guidava, per così dire, le barche che utilizzavano per muoversi in Egitto, e ogni volta gli chiedeva di posare, chiedendogli di salire su questi monumenti in mezzo ai pericoli di qualsiasi tipo, perché gli serviva un'indicazione di scala. E ovviamente esistono anche una serie di aneddoti, no, a proposito di questa storia. Oltre al fatto che Haji Ismael è uno dei soggetti più fotografati del primo decennio dalla nascita della fotografia, no? Uno dei personaggi più... Sì, è un attore molto famoso di quel periodo, e oltretutto doveva star fermo per un periodo per un tempo di posa piuttosto prolungato, perché chiaramente la chimica, le lenti non erano ancora particolarmente sviluppati, e quindi magari era un secondo di posa e questo doveva star fermo. E allora gli aveva raccontato Duchamp che la macchina fotografica era anche un pericoloso cannone, per cui avrebbe sparato se lui si fosse mosso, e quindi questo stava più fermo possibile per non morire al momento dello scatto. Ultima cosa, ecco, questa è un'altra immagine che non c'è ovviamente dentro quel libro, perché è di qualche anno successiva, ed è un'immagine che però secondo me è emblematica ancora una volta per, così, andare ancora più a fondo riguardo al rapporto tra fotografia e rappresentazione della realtà. Tra l'altro questa è una fotografia che, andando al MoMA 5-6 anni fa, nella parte della collezione permanente, perché loro espongono sempre una parte della collezione permanente di fotografia nelle loro gallerie, collezione permanente che contiene centinaia
di migliaia di esemplari, l'unica fotografia italiana che in quel momento c'era era questa. Ed era una cosa per me anche abbastanza spiazzante nel momento in cui si tratta fondamentalmente di una fotografia giornalistica, di Zecchin, no? Che era un fotografo particolarmente noto negli anni 70 per i suoi racconti sulla mafia, e quindi non una fotografia di ricerca, non una fotografia artistica, no? Tra virgolette, per così dire. Eppure, quindi ci si chiede immediatamente il perché dell'inclusione in quella collezione, e poi è abbastanza evidente tutto questo, ma perché ne parlo in questo contesto? Perché fondamentalmente quello che noi ci troviamo di fronte è un cadavere, un corpo, tre donne sullo sfondo e una macchia nera in primo piano. Noi, tutti noi, immediatamente, appena abbiamo visto questa fotografia, abbiamo riconosciuto in quella macchia nera una macchia di sangue. Ma solo perché noi sappiamo come funziona la fotografia, non perché quello corrisponde alla realtà dei fatti. Noi sappiamo che una macchia di sangue, una macchia rossa, dentro una fotografia diventa una macchia nera. E quindi la sappiamo leggere. Se noi non conoscessimo le regole del gioco, noi non saremmo in grado di leggere e di interpretare nella maniera corretta un'immagine. Quindi, di fronte a questa riflessione, è evidente, no, quanto mai, che nessuna fotografia possa costituire una copia della realtà. Fotografia straordinaria poi nel momento in cui ci si accorge che quella macchia di sangue, perché sangue, riflette, no, il volto di quella donna sullo sfondo. Il particolare, secondo elemento di cui Zarkowski ci parla, molto semplice anche in questo caso, qualsiasi fotografia è l'immagine di un particolare, più stretto, più largo, ma non c'è fotografia che non abbia un fuoricampo, quindi qualsiasi immagine è un dettaglio. In questo caso il fotografo chiaramente può sfruttare il dettaglio per raccontarci, per trasformarlo in un simbolo, come lo stesso Zarkowski a dire. Zarkowski crede molto di più alla fotografia in quanto simbolo piuttosto che in quanto storia. In questo caso Roger Fenton realizza in Crimea un'immagine che è simbolo storico della guerra e della morte. Semplicemente, no, disponendo davanti alla sua macchina fotografica, al suo banco ottico, in quel caso di grande formato, una serie, no, di palle di cannone, no, in questa vallata. Apro un'ultima parentesi a proposito della questione della verità. Esistono due versioni di questa immagine, per cui può essere che quello che noi ci troviamo di fronte, l'immagine di sinistra, che è la più nota, non corrisponde alla realtà dei fatti, ma che semplicemente Fenton, per portare a casa un simbolo di quella situazione, della guerra in Crimea, avesse aggiunto palle di cannone in terra, no? Per aumentare la forza di quella fotografia. Perché poi esiste anche quella versione sulla destra, quindi è probabile che lui abbia messo in scena questa immagine, quindi l'opposto di quello che qualsiasi fotogiornalista o giornalista, no, dotato di una certa deontologia professionale avrebbe dovuto fare, ma chi se ne frega, no? L'importante è che quel simbolo funzioni. Magari poi non è così, perché ci sono i difensori di Fenton che sostengono che in realtà quella vera sia quella di sinistra e quella di destra sia il risultato di una sorta di operazione di ripulitura della strada per far passare l'esercito. Quindi non lo sappiamo, non lo sapremo mai. Ma a proposito di dettagli, di particolari, che servono per raccontare la stessa storia, qua ne ho accumulati qualcuno altro, alcuni ci sono nel libro di Zarkowski, altri no. Brady, no, che ci racconta della morte e ci racconta della guerra, andando molto più vicino al soggetto del cadavere in battaglia. McCallin, fotografo che conosciamo per il suo lavoro in Vietnam negli anni 60 e 70, si avvicina a questo soldato e non ci racconta soltanto della sua morte, ma anche della sua memoria, no, della sua storia, attraverso tutte quelle immagini e quegli oggetti che sono usciti dalle sue tasche.
Oppure un lavoro molto più contemporaneo, quello di Serrano, che ha fatto molto discutere, sempre di dettaglio si tratta, e sempre di quel soggetto si tratta, della morte, perché aveva realizzato una serie intera di fotografie all'interno degli obitori sui dettagli delle persone che lì erano rimaste perché non erano, diciamo, state reclamate da nessuna famiglia. E questo lavoro era diventato straordinariamente importante, oltre che appunto discusso, perché esattamente per la qualità dei dettagli che ci metteva a disposizione e quindi per il fatto che descrivesse la morte in maniera così esplicita, eppure contemporaneamente erano immagini, diciamo, bellissime, piacevolissime, e che quindi attraverso questa qualità estetica, del colore in particolare, consentissero agli spettatori di sostenere lo sguardo sulla morte, al quale siamo sempre meno abituati, naturalmente. L'inquadratura, terzo elemento. L'inquadratura è il gesto fondamentale della fotografia. È il gesto che sceglie e che esclude. Noi, attraverso l'inquadratura, possiamo scegliere quello che lo spettatore dovrà vedere ed escludere tutto quello che non avrà mai più modo di riconoscere. E in questo modo, attraverso l'inquadratura, chiaramente, attraverso questa scelta, attribuiamo un significato ben specifico ai soggetti che compaiono. Perché? Perché tutto quello che rientra all'interno di un'inquadratura, come dire, dialoga, no? Non è pensabile avere due soggetti che non modificano, reciprocamente i propri significati. Allo stesso tempo, la fotografia lavora suggerendoci, ecco, questa è stata una grande rivoluzione della fotografia nel momento in cui è rientrata sulla scena dell'arte rispetto alla pittura e al disegno. Perché? Perché sono famosi i tagli fotografici, no? Che hanno rivoluzionato il modo di guardare dei pittori. I pittori prima rinchiudevano all'interno dei quattro margini delle loro tele i soggetti, no? Quindi non c'erano tagli come in questo caso. Poi, da questo momento, hanno cominciato a lavorare anche loro in questo modo. Famosi sono i quadri di alcuni impressionisti, no? Degas su tutti, che ha cominciato a tagliare esattamente ispirandosi alla visione della fotografia. E in questo senso, però, la fotografia sì che è in grado di suggerirci qualcosa che sta fuori. Vale dire che il fotografo può decidere di introdurre degli elementi all'interno della sua fotogramma che ci diano un'idea di quello che è rimasto fuori. Per esempio, in questo caso, noi siamo in grado di ricostruire il muso di quella macchina. Una parte funziona per il tutto in fotografia. Non è necessario avere l'automobile per intero per dire quella è un'automobile, basta una parte. Alcuni fotografi hanno sfruttato in maniera geniale questo aspetto della fotografia. Per esempio, Paul Strand, in questa immagine, che cosa fa? Sulla sinistra introduce una fettina sottilissima di una casa, ma quella basta per dire lì c'è una casa, lì questo spazio si conclude. E sulla destra vedete spuntare un lampione ed evidentemente ci sarà un supporto da qualche parte. Quindi non è del tutto vero che l'immagine finisca dove il margine, no, la taglia. Sempre Paul Strand lavora sull'inquadratura e tutto questo ci interessa per il significato, no, che viene attribuito al soggetto. Perché? In questo caso Paul Strand decide di fotografare una chiesa, perché lo vediamo dalla didascalia, ma attraverso l'inquadratura trasforma la chiesa in una casa. Elimina, taglia fuori l'unico elemento che avrebbe potuto farcela riconoscere in quanto tale, no? Diventa un'architettura pop americana, tipicamente anni 30 e 40, semplicemente attraverso l'inquadratura, niente più. Un taglio trasforma un oggetto in qualche cosa d'altro. Quando vi dicevo del fatto che tutto ciò che osserviamo o che viene messo all'interno di un'immagine entra in conflitto, in dialogo, e che questo è inevitabile, questa fotografia di Kertész è un esempio fondamentale, lampante.
immediatamente mettiamo a confronto questi tre figure, no? Non è possibile leggerle separatamente. Eckhart Tolle fa sì che nessun volto sia visibile, perché uno è in ombra e l'altro è girato, e l'unico volto che possiamo vedere è quello dentro l'immagine, è quello della rappresentazione. Sempre Eckhart Tolle, che utilizzava questa modalità, l'ha fatto in diverse occasioni, la prima cosa che fate è mettere a confronto quella statua di un cavallo in primo piano con quella bicicletta là in fondo. Non è possibile leggere questa immagine diversamente. E Eckhart Tolle probabilmente anche in questo caso ci sta parlando della fotografia. La fotografia che raggela quel soggetto e ce lo mostra così come non saremmo in grado di vederlo nella realtà, esattamente come lo scultore ha fermato il movimento di quel cavallo in un pezzo di marmo, no? Questa questa è un'immagine, secondo me, straordinaria ed emblematica per l'intera storia della fotografia, una fotografia di Ouigi, fotogiornalista per così dire negli anni 30, che poi chiaramente sarà invece riconosciuto in tutto e per tutto all'interno del sistema dell'arte. Ouigi in questo caso lavora sull'inquadratura in maniera radicale. Allora, noi leggiamo la didascalia che recita Their First Mother, quindi lì da qualche parte c'è un cadavere, no? E questi ragazzini probabilmente per la prima volta si trovano di fronte a un morto ammazzato. Fotografa quell'immagine, fotografa quel cadavere perché gli serve, perché un fotogiornalista la deve vendere a qualche giornale. Poi però si rende conto che il pubblico di quell'evento può essere molto più terrificante della visione di quel cadavere. Si gira dall'altra parte e fa una foto del pubblico. E quella foto trasmette, no, la stessa inquietudine, la stessa tragedia, ed è uno dei ritratti collettivi, dal mio punto di vista, più straordinari della storia, non soltanto della fotografia, ma della storia dell'arte, perché è una sorta di campionario delle più disparate pulsioni umane di fronte a un evento di questo tipo. Tutto parte, no, dall'occhio di quella ragazzina lì al centro, e poi vediamo un bambino che ride, una donna che piange, la silhouette che ci riporta, di quel ragazzino sulla destra, che ci riporta la storia del ritratto. E così via, c'è di tutto in questa immagine, una fotografia fatta di infiniti livelli di lettura. Penultimo aspetto, il tempo. Il tempo è chiaramente uno degli elementi fondamentali della fotografia, costituenti della fotografia, e il tempo in fotografia è sempre il presente. La fotografia può alludere al passato o al futuro soltanto nella misura in cui esistono nel presente, no? Da questo non si può scappare, la fotografia funziona in questo modo. Zarkowski individua una categoria molto speciale, molto specifica, che è quella delle fotografie casualmente mosse, in teoria sbagliate, come in questo caso, realizzate a migliaia nell'Ottocento perché non esisteva ancora la tecnologia per poter fermare il movimento, e attraverso queste fotografie ritiene si possa in qualche modo svelare il tempo come soggetto dell'immagine, no? Quindi questa è una fotografia che ha un tempo di posa sufficientemente lungo affinché quel soggetto sia trasformato in una sorta di fantasma, e abbiamo la percezione che quel soggetto rappresenti una sorta di simbolo dello scorrere del tempo. Chiaramente quelle erano fotografie casualmente mosse, nel senso che i fotografi non avevano la possibilità di eliminare quell'effetto. Agé è notissimo per quel tipo di soluzione, però quell'effetto è sfruttabile anche in senso espressivo, no? Per cui utilizzare il mosso in seguito ad un tempo di posa particolarmente prolungato può servire ad un fotografo futurista come Anton Giulio Bragaglia per raccontare il movimento, no? Per raccontare la velocità, come accadeva, no, per la gran parte degli artisti che aderivano al futurismo. Oppure Zarkowski pubblica questa immagine di Edgerton,
in cui il tempo viene raccontato attraverso un'altra tecnica. Questa è fotografia stroboscopica, quindi sono una serie di lampi che imprimono una serie di immagini sulla stessa lastra, e voi potete riconoscere la silhouette di un uomo e lo swing di una racchetta da tennis, no? Quindi c'è tutto il suo gesto, e quindi c'è lo scorrere del tempo in questa immagine. Anche questa immagine è pubblicata nel suo libro, no? E evidentemente sfruttando quell'aspetto della tecnica, in questo senso fotografica, in senso espressivo. L'ho vista pubblicata anche come pedone, questa fotografia, oltre che come Parigi, Steinhardt. E poi è chiaro che il problema del tempo in fotografia, del cogliere l'istante in fotografia, sia stato risolto a un certo punto nell'Ottocento da questo signore inglese trasferitosi negli Stati Uniti, che si chiamava Muybridge, il quale non aveva fatto altro che inventare un dispositivo molto semplice, che è l'otturatore, e attraverso l'invenzione dell'otturatore aveva avuto la possibilità di catturare delle istantanee, quindi di fermare il tempo in fotografia. L'opposto di quello che avveniva in precedenza, no? Con quei fantasmi ottici, così come venivano chiamati. Prima dell'otturatore automatico, che consentiva, in questo caso, che era fatto di due lamelle di cartone e una molla nel mezzo, che scorrevano l'una sull'altra, l'otturatore era il tappo, quindi i fotografi mettevano e toglievano il tappo. È ovvio che il tempo non potesse essere particolarmente rapido. Qui si parla di un 600esimo di secondo, più o meno. Risolve quindi Muybridge il problema della fotografia istantanea, no? Il problema della cogliere l'istante irripetibile, che poi diventa parte, no? della poetica, parte fondamentale della poetica di un autore come Cartier-Bresson, il fotografo del momento decisivo, no? Che catturava nelle sue immagini una sorta di climax narrativo, per cui le sue immagini rappresentavano una storia al proprio apice, e allo stesso tempo dovevano essere dei simboli anche dal punto di vista visivo. Quindi Cartier-Bresson era noto anche per cercare quell'istante irripetibile in cui, da un punto di vista visivo, una situazione si risolveva, no? Attenzione però, perché l'istante decisivo di Cartier-Bresson non è frutto di una magia. Cartier-Bresson non era un fotografo capace di riconoscere l'istante decisivo lì, sul posto, scattare, tornare a casa ed avercelo in tasca. È frutto di una combinazione di un certo intuito, ovviamente, al momento della realizzazione dei suoi scatti, per cui capiva che una certa situazione poteva portare a quel risultato, e di un grosso lavoro di editing, quindi di scelta delle sue immagini in un secondo momento, quando venivano provinate e riviste. Quindi, se voi andate nell'archivio di Cartier-Bresson, vi rendete conto che ci sono decine di migliaia di fotografie, adesso non ricordo se siano 150.000 o una cosa di questo tipo, di cui qualcosa come 2.000 sono, diciamo, pubblicabili, e 500 sono classiche. Quindi tutto ciò significa chiaramente che il suo lavoro significava scattare una volta in più, scaricare un rullino intero contro i suoi soggetti, capendo che lì qualcosa poteva succedere, tornare a casa e controllare che qualcosa fosse effettivamente successo e si fosse realizzato. Per cui, che so, di questa situazione troverete, ora non ricordo, ma una ventina di diverse varianti. E poi qualcosa è successo, e addirittura in questo caso due immagini sono diventate famose. Questo, no, è il momento decisivo di Cartier-Bresson, il momento in cui, oltretutto, le sue immagini si risolvono attraverso una serie di linee di forza che ci raccontano di questo dinamismo, no, di questa realtà in movimento continuo, e del fatto che tutto quanto è diverso, no, nell'istante appena precedente e in quello appena successivo. C'è questa idea, appunto, di momentaneità, di effimero nelle sue fotografie. Molti lo hanno accostato in questo senso
per la maniera in cui trattava il tempo, perché di tempo stiamo parlando, al Caravaggio e in particolare a questo lavoro, no? La conversione di San Paolo, ed è un istante anche questo. No? Caravaggio sceglie di raccontare il momento in cui Caravaggio ha la in cui San Paolo ha la visione, cade da cavallo, alza le braccia verso il cielo. È il momento decisivo, è il momento della sua conversione. Rispetto a quell'immagine, poi mi sono divertito invece a confrontarla con un'altra opera d'arte stranota del Seicento italiano, che guarda caso era realizzata per rappresentare l'istante esattamente sfruttando una simile disposizione formale delle linee che si incrociano, che non sono parallele o perpendicolari, ma che si incrociano in dei punti fuori dall'immagine, ed è l'Atalanta Epomene di Guido Reni, in cui, ora brevemente, la storia era che Atalanta, no, ingaggiava una sorta di corsa con una serie di personaggi suoi pretendenti. Se avesse vinto la corsa, ogni volta succedeva che questi venivano uccisi. Ippomene ha l'intuizione di far cadere una mela, Atalanta si china a raccoglierla e lui in quel momento capisce di aver vinto la sua gara e di poter rimanere in vita. Guido Reni rappresenta esattamente il momento decisivo in cui lei si china a cogliere la mela e lui capisce di avercela fatta, no? Di averla in qualche modo ingannata. E la porzione, no, che ci interessa di immagine è questa, in cui, no, le linee, no, di forza di questa immagine sono straordinariamente simili alla fotografia che abbiamo visto prima di Cartier-Bresson. No? Comunque quello che importa è questo dinamismo restituito attraverso diagonali, immagini e linee molto spesso non parallele né perpendicolari, non c'è ortogonalità nella fotografia di Cartier-Bresson e degli street photographer in generale. Il punto di vista, ultimo elemento che dobbiamo tener conto, di cui dobbiamo tener conto ogni volta che guardiamo una fotografia, anche se lo facciamo molte volte in maniera inconscia, inconsapevole, e chiaramente di cui il fotografo, tutto ciò di cui ho parlato, sono cose che il fotografo deve calibrare ogni volta che scatta un'immagine, più o meno consapevolmente, ma sono tutte cose che ci sono in ogni fotografia. Il punto di vista, quindi da dove osservo il mio soggetto, è fondamentale nel determinarne il significato. In questo caso, Coburn, fotografo americano, sale su un grattacielo, perché era il Flatiron, vedete la sagoma, l'ombra, e soltanto da quel punto di vista la piazza sotto di lui si trasforma in quello che lui racconta, no? L'octopus, la piovra. È il punto di vista ad avere provocato questo cambiamento. Luigi sceglie di osservare quest'altro cadavere da un punto di vista molto particolare. Luigi doveva raccontare una storia, no? Luigi era un fotografo nerissimo, contemporaneamente molto ironico, e che in ogni caso, come vi dicevo poco fa, doveva raccontare una storia per i giornali. Come racconta la storia di questo incidente stradale? Beh, innanzitutto facendo sì che nell'immagine compaiano anche delle automobili. È un incidente stradale, quindi niente di più semplice. Poi fa una seconda cosa, mette il volante nelle mani di un cadavere. Ora, io non ho mai visto cadaveri dopo un incidente stradale, ma credo che non tengano il volante in mano. Quindi Luigi, anche dai racconti che ci sono, gli mette in mano questo volante. Gli serve per raccontare una storia e gli serve per aggiungere quell'ironia nerissima, no, di cui parlavo poco fa, che caratterizza ogni sua fotografia. E poi guarda tutto quanto dal basso, riferendosi chiaramente ad un punto di vista stranoto nella storia della, no, rappresentazione occidentale, che è quello del Cristo morto di Mantegna, che poi è stato ripreso, no, innumerevoli volte dai pittori, dai fotografi, dai cineasti. A me sono venuti in mente Hitchcock, no, nella Congiura degli Innocenti, oppure la Pasolini in Mamma Roma, no? E qua era una sorta di carrellata sul corpo di Ettore morente.
Questo è un punto di vista molto poco, è un'immagine che è pubblicata sul libro di Zarkowski, un punto di vista molto particolare, no? Per raccontare, per realizzare un ritratto così zenitale dall'alto verso il basso. Il punto di vista serve per trasformare una figura, no? Io ho visto questa immagine di Harry Callan pubblicata ancora una volta non come Chicago ma come figura eroica. Basta guardare dal basso verso l'alto per attribuire una sorta di superiorità o di maestosità al soggetto che ci troviamo di fronte. Un'ultima cosa, a proposito sempre del punto di vista, mi è venuta in mente ieri mentre mettevo insieme queste immagini, quest'altra fotografia di fotografi britannici, scozzesi, dell'inizio, degli albori della storia della fotografia. Per loro, anche per loro la scelta del punto di vista era fondamentale, ma per un altro motivo. Allora, loro fotografavano, erano fotografi di ritratto e come potete vedere il punto di vista che sceglievano per le loro immagini era un punto di vista piuttosto basso. Vedete che la fotografia è parallela al suolo, quindi tirate le diagonali e vi rendete conto che il centro sta più o meno, no, all'altezza dell'ombelico di una persona seduta, quindi più o meno qui. Perché scelgono questo punto di vista, Hill e Adamson, ogni volta? Per il semplice fatto che si dovevano inginocchiare di fronte al loro soggetto. Quindi per poter scattare queste immagini ogni volta si dovevano inginocchiare di fronte a loro. E questo necessariamente si riverberava sul risultato. Questi personaggi si trovavano di fronte a una persona inginocchiata. E quindi necessariamente, no, agivano in maniera diversa, rispondevano in maniera diversa. L'opposto, no, di quello che avrebbe fatto Avedon 100 e passa anni dopo, no, che invece usciva addirittura come dire, dalle spalle della macchina fotografica, utilizzava un flessibile e aggrediva il suo soggetto. E tutto questo non ha nulla a che vedere, ancora una volta, con la tecnica, no? Ma con lo sfruttamento di un particolare tecnico per l'ottenimento di un risultato ben preciso dal punto di vista espressivo. Ok, volevo fare appunto questo racconto del lavoro di Zarkowski che trovo fondamentale ogni volta che si parla di curatela, ogni volta che si parla della trasformazione di un gruppo di immagini in una mostra. Questa fu una mostra fondamentale. Ora vi racconto quello che è molto semplicemente, secondo me, una mostra, facendovi un esempio che non riguarda poi nello specifico la fotografia. Allora, un attimo, ho sbagliato. Ok. Allora, questo è Rothko, no? Famosissimo pittore americano che comincia a lavorare, no, in questo periodo negli anni 30 e che poi riconoscerete, no, in una serie di quadri molto più noti, astratti e successivi. Perché vi parlo di Rothko? Perché vi mostro in brevissimo due selezioni diverse di due mostre molto importanti che sono state fatte su di lui, entrambe negli Stati Uniti, una alla National Gallery di Washington e l'altra al Guggenheim, più o meno nello stesso periodo, a distanza di 4-5 anni l'una dall'altra. Raccontavano dello stesso autore, ma Rothko, dalle due mostre, usciva in maniera completamente diversa. Questo per dire, fin da subito, che una mostra, così come una fotografia, se vogliamo, non è una neutrale descrizione del lavoro di un artista, di un gruppo di artisti o di un'idea, ma è sempre una interpretazione del lavoro di quell'artista, di quel gruppo di artisti o di quel concetto specifico. Quindi non esiste una mostra distante, non esiste una mostra che sia la fotografia, no, di quella oggetto di quella situazione. Ogni volta che costruiamo una mostra stiamo prendendo posizione riguardo il lavoro che abbiamo di fronte. È un'assunzione di responsabilità, ma è anche il bello del nostro mestiere, no? Se fosse altrimenti penso che sarebbe anche molto, molto noioso. Questa era la mostra della National Gallery, che era stata concepita come una mostra, diciamo,
cronologica che raccogliesse quanti più lavori possibili di Rothko. Quindi si cominciava con questo suo autoritratto, poi c'era un Rothko che aveva questo stile un po' naif sul finire degli anni 30, poi riconosciamo, no, una sorta di diluizione delle forme in dei pattern colorati che poi torneranno nelle sue opere più recenti, ma è molto diverso da quello che abbiamo appena visto. Questo è sempre Rothko, 1942, irriconoscibile, con questa concentrazione sul tema della mitologia, del simbolismo, e siamo negli anni 40 e il, come dire, cercava di interpretare a proprio modo la tragedia della guerra che in quegli anni imperversava, la tragedia umana che lo circondava. Nel 1944 Rothko realizza alcuni cicli sul soggetto del Nuovo e dell'Antico Testamento con uno stile ancora diverso. Poi sembra Miró, questo è sempre Rothko. 1946 diventa a questo stile biomorfo che ricorda in qualche modo il surrealismo. Verso l'astrazione cominciamo a riconoscere i grandi capolavori di Rothko, non ci sono più riferimenti alla figurazione e comincia a titolare le sue immagini senza titolo, quindi il silenzio comincia ad impadronirsi del suo lavoro. Queste forme geometriche rientrano, lavora sulla composizione, lavora sulla scala, lavora sul colore a questo punto, e siamo nel 1948 e questi sono i classici. Questo è l'anno della svolta, il 1949. Rothko diventa Rothko, quello che tutti noi conosciamo, e comincia, no, a produrre queste grandi tele colorate. Siamo nel 1950 e poi, piano piano, nel 1953, i colori cominciano a spegnersi, no, la palette di Rothko si fa sempre più cupa, la sua arte diventa drammatica. Questi sono gli ultimi lavori, e siamo ormai negli anni 60, con questa sacralità che li contraddistingue qua quasi, appunto, no, in proiezione non si vede per niente, è un'opera che si muove tra il viola, il marrone, il nero, è un'opera sull'esperienza del sublime, si ispira a Nietzsche. E questi, siamo nel 1969, 69-70, produce questi cicli e poi appunto di lì a poco, no, Rothko morirà suicida. Questo era il percorso che proponeva la National Gallery. Ok, quindi un artista che ha avuto una evoluzione estremamente complessa, mediocre fino alla fine degli anni 50 e poi a un certo punto, fino alla fine degli anni 40, e poi a un certo punto ha una esplosione straordinaria e produce capolavori mozzafiato. La mostra invece successiva è una mostra che ha voluto concentrarsi esclusivamente su un anno. Rothko 1949 racconta il lavoro di un artista esclusivamente selezionando i quadri che produce in un anno di vita. È ovvio che il risultato è completamente diverso, ma anche quella costruita attraverso questi 20 dipinti era una mostra retrospettiva ed era una mostra che dava conto della grandezza e della genialità di questo autore. Ma alcune opere che comparivano sono queste, no? Qui ho fatto un'ulteriore selezione dalle 20 di partenza. Ed è ovvio che il risultato sullo spettatore è completamente diverso. No, da una parte abbiamo una mostra che racconta una storia, che racconta un'evoluzione, che racconta anche tutto ciò, se vogliamo, che stava intorno a Rothko in quegli anni, e in questo caso invece osserviamo lo specifico di un autore, in qualche modo isolato, unico, certamente, che produce questa serie di gigantesche tele che invadono lo spazio dei musei d'arte contemporanea di lì a poco. Ecco,
Io credo che il confronto tra queste due mostre sia quanto mai decisivo per riconoscere il fatto che ciascuna mostra, appunto, costituisca una presa di posizione sul lavoro di un artista. Non si possa pensare il contrario. Sarebbe molto ingenuo pensare di realizzare una mostra che sia definitiva e che non possa in nessun modo essere, non dico superata perché non è questione di priorità, ma che non possa essere messa in discussione attraverso un'altra lettura, no? Si parla sempre di punti di vista, anche in questo caso. Ora, entro un po' di più, siccome appunto poi mi è stato anche chiesto di farlo, nella questione tecnica, come vi dicevo poco fa. Che cosa significa costruire una mostra e quali sono i passaggi che chiunque faccia il mio mestiere deve tenere in considerazione per realizzare un oggetto di comunicazione di questo tipo. E ho sintetizzato, per così dire, alcuni passaggi che costituiscono bene o male il canovaccio che ci guida. Allora, per prima cosa bisogna avere un'idea, no? Che tecnicamente viene in genere definita concept. L'idea è quella che sostiene la mostra. Nei due casi che abbiamo visto, faccio una mostra di Rothko, includendo più materiale possibile che sia cronologica, faccio una mostra di Rothko sul 1949. Questa è l'idea, molto semplice e molto banale. Dopodiché, seconda fase, devo mettere la mia idea a confronto con la necessità di costruire appunto una mostra. Quindi devo individuare le opere e fare una selezione che mi consentano di rappresentare quell'idea che ho avuto, perché non, io quell'idea la dovrò esprimere esclusivamente disponendo una serie di quadri o una serie di fotografie su delle pareti all'interno di uno spazio, no? Quindi non potrò raccontarla come ho fatto fino adesso. Quali sono quindi le opere che mi servono per poterlo fare? Devo continuamente mettere a confronto, no, le opere che ho a disposizione con l'idea di partenza. È ovvio che questo passaggio presuppone anche una certa, come dire, conoscenza della realtà concreta. Se io realizzo una mostra di Rothko come le precedenti, non posso ragionare in astratto e dire ok, io per realizzare quella mostra ho bisogno di 420 quadri che vengono uno da Marsiglia, quell'altro da New York, l'altro da Los Angeles e vengono tutti qui a Bari tra un mese. Non è possibile. Quindi questo processo di individuazione delle opere e selezione dovrebbe, diciamo così, avere come premessa il fatto che io conosca la collocazione delle opere che ho, di cui ho bisogno e la loro disponibilità. Dopodiché lavorerò all'allestimento, che è una parte fondamentale per rinforzare l'idea che sta alla base della mia mostra. Quindi anche l'allestimento si riferisce al punto primo. È attraverso l'allestimento che potrò rinforzare, per esempio, l'idea di una mostra cronologica che svilupperò in un senso narrativo e lineare. È attraverso l'allestimento che invece potrò mettere a confronto due opere in maniera tale che possano dialogare tra di loro. Se voglio esprimere un momento, per esempio, di particolare della vita di un artista, tutto ciò che faccio tutte le scelte che compio a livello allestitivo necessariamente dovranno essere scelte che si riferiscono alla mia idea principale.